Cari amici di Infomotori, buongiorno. Sono partito da Milano, sono venuto qui in Toscana per fare un bellissimo giro con la mia bicicletta. Quella che vedete là dietro è Montalcino. Durante il percorso vi racconterò come si viaggia con la nuova Fiat Tipo Cross. Fiat Tipo è nata nel 2016, poi la famiglia mano a mano si è allargata, alla sedan si è aggiunta la 5 porte, la station wagon e ora siamo qui con la sua variante più muscolosa. La nuova Tipo Cross è il crossover che mancava nella gamma Tipo, poi quest'auto mi piace per il design dinamico, per la sua struttura forte e aggressiva, ma anche per le dotazioni tecnologiche. Ha sistemi di sicurezza e infotainment che sono ai vertici del segmento ed è disponibile con nuovi motori attenti all'ambiente, ai consumi e anche brillanti nella guida. Cross significa più forte e muscolosa, è più larga, effetto amplificato dalla nuova griglia con il logo Fiat al centro. Poi potete notare che è più alta rispetto alle altre varianti. L'assetto infatti è stato rialzato di 4 cm dal suolo grazie alla nuova taratura delle sospensioni e anche gli pneumatici sono maggiorati, montati su nuovi cerchi in lega da 17 pollici con queste belle finiture diamantate. Completamente ridisegnati i gruppi ottici, full LED sia davanti sia dietro, grazie ai quali si ha un fascio luminoso più potente. Ma a rendere questa vettura più cross ci pensano i cordolini lungo la fiancata e sul frontale, dove troviamo anche uno skid plate e un bumper specifico con una bull bar prominente che conferisce alla nostra Tipo un aspetto ancora più solido e muscoloso. A questi poi si aggiungono le minigonne, l'estratore posteriore e le barre sul tetto, che sono comode per fissare il portapacchi oppure in questo caso il nostro portabici. Toscana Green è il particolare colore di questa vettura ed è proprio fra le colline della Toscana che voglio portarvi assieme alla mia inseparabile bici. Grazie al nuovo assetto rialzato, la posizione di guida è più alta e questo facilita l'ingresso e l'uscita dalla vettura. All'interno è tutto nuovo, a cominciare dai sedili. Notate qui il tessuto melange con gli inserti in vinile e le doppie cuciture. Il volante è comodissimo, è compatto e sagomato per una migliore ergonomia e in più permette di vedere meglio il cruscotto. Cruscotto poi che è tutto nuovo perché al posto del vecchio analogico troviamo infatti uno schermo TFT da 7 pollici totalmente configurabile. Così, oltre allo stato della vettura, possiamo tenere d'occhio le funzioni multimediali e il telefono. C'è poi il nuovo sistema Uconnect 5 con schermo touch da 10,25 pollici che permette di collegare via Bluetooth due telefoni contemporaneamente per gestire le chiamate. Questo è fantastico perché, per esempio, permette di utilizzare sia il cellulare aziendale sia quello personale, gestendo le chiamate sia in entrata sia in uscita allo stesso tempo. Come dicevo, questo modello è particolarmente ricco dal punto di vista tecnologico e in quanto a dotazioni si posiziona ai vertici del segmento C. La nuova Tipo Cross ha un'ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, come la lettura dei limiti di velocità dei segnali stradali, con la possibilità di impostare la velocità massima. Poi ci sono i sistemi di mantenimento della marcia nella corsia e il rilevamento della stanchezza. Utili anche i fanali abbaglianti automatici che si attivano di notte quando la corsia opposta è libera e il radar sull'angolo cieco con segnale sullo specchietto che ci avvisa se ci sono degli ostacoli. Abbiamo anche la ricarica veloce senza fili per il cellulare. Sempre in tema di sicurezza, la Tipo Cross può essere equipaggiata con il pacchetto Defense che ha tre funzioni. Filtra l'aria esterna trattenendo le impurità, bloccando gli allergeni e riducendo del 98% la formazione di muffe e batteri. Poi ci sono il purificatore per l'aria all'interno dell'abitacolo che filtra le microparticelle come il polline e i batteri e la lampada a raggi UV che igienizza le superfici di contatto come il volante, il cambio e i sedili. Thank you.
La nostra Tipocross è equipaggiata con il nuovo motore Firefly, 3 cilindri, 1000 cm cubici, 100 cavalli, con il cambio manuale a 5 rapporti. È più silenzioso e regala una guida piacevole con un ottimo spunto grazie alla curva di coppia favorevole già a basso numero di giri. È un motore moderno, con ottime prestazioni, ma anche attento ai consumi e all'ambiente. I rapporti del cambio sono scelti per ottimizzare la guida nelle condizioni più comuni, in città e in autostrada, dove a 130 km all'ora si viaggia a 3200 giri al minuto. A questo motore si affiancano due diesel multijet da 95 e 130 cavalli, anche questi migliori dei precedenti, sia nelle emissioni di CO2 che di prestazione. La nuova gamma Tipo è disponibile a partire da 13.900 euro. Se volete acquistare questa crossover, FCA Bank offre una soluzione finanziaria con vantaggio aggiuntivo di 2.000 euro. Al classico sistema rateale si affiancano il finanziamento a piccole rate per i primi 24 mesi e il programma che permette, alla fine del contratto, di sostituire la vettura con una nuova oppure tenerla pagando la rata finale residua. C'è anche il leasing, ideale alternativa all'acquisto, ed è disponibile sia per i professionisti sia per i privati. FCA Bank offre poi una completa gamma di servizi assicurativi, tutti abbinabili al contratto di finanziamento. Cari amici di Infomotori, finisce qui il nostro viaggio con la Tipocross. Noi adesso andremo a visitare una bella cantina e poi comincia il nostro giro in bicicletta in questi meravigliosi paesaggi toscani. Dimenticato. Il video finisce qui, se ti è piaciuto metti il like, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo giro. Ciao!